Etta Phil, oggi voglio parlare di questi Phil che ho odiato soprattutto all'inizio, quando suonavo la batteria all'inizio, ma poi da quando ho scoperto bene come funzionavano, bene il potenziale e tutto, non ne posso più fare a meno. Quindi oggi ho deciso di parlarvi proprio di questi Phil per farvi capire quanto sono fighi secondo me e quanto possono funzionare all'interno della musica. Prima di cominciare, ovviamente io vi ricorderei di iscrivervi al canale, come vi dice questo affarino che esce qua sotto, perché iscrivervi al canale è importantissimo per me, per la comunità, per i video, per tutto. Quindi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e andate anche sui miei social, Instagram e Facebook, e sul canale Telegram. Ho finito, tranquilli. Comunque non voglio tenervi tanto qua a spiegarvi delle cose che tanto non servono, vi spiego poi tutto bene dopo, quindi partiamo subito. Allora, per prima cosa, che cos'è un Etta Phil e perché ci può essere così utile, perché può essere così figo da suonare? In pratica, l'Etta Phil non so assolutamente perché si chiami così e sinceramente non l'ho neanche cercato. Se qualcuno lo sa me lo scriva comunque qui sotto nei commenti. È un raddoppio di alcuni colpi, nel senso, pensate a suonare 4/16 in questo modo. Se io vado ad esempio a raddoppiare il primo colpo, quindi andando a suonare 2/32 al posto del primo 16, viene questa cosa qua. Vi faccio risentire 16 con raddoppio. Stessa cosa ma con il primo raddoppio. Questo è l'Etta Phil, in realtà è molto semplice, ma è questa roba qua, nel senso andare a raddoppiare alcuni 16, e questo rende il Phil molto molto interessante perché è molto semplice. Vi faccio sentire, se io suono un Phil tutto in 16 sul rullante super banale, viene questa cosa qua. Se io suono un Phil con i 32esimi che raddoppiano tutti i primi colpi di ogni 16, viene questa cosa qua. E in realtà, ok, non è chissà che passaggio pazzesco, ma è già molto molto più musicale di quello di prima, e sono andato alla fine solamente a raddoppiare un colpo all'interno dei 16. Quindi questa è l'idea del Phil, nel senso andare a raddoppiare alcuni 16. Adesso ho raddoppiato solo i primi per farvi l'esempio e per farvi capire come funziona. Ma non sono gli unici che possiamo andare a raddoppiare, nel senso possiamo raddoppiare quello che vogliamo. Ad esempio, se io ne faccio uno che poi in realtà tra l'altro è il mio preferito, cioè vado a raddoppiare un colpo ogni 3, che non vuol dire andare a fare le terzine, mi raccomando, ma vuol dire andare a raddoppiare uno ogni 3, viene questa roba qua. E il mio problema in realtà era proprio questo, nel senso io odiavo questo Phil perché alla fine, anche andando a raddoppiare uno ogni 3, che poi suona bene ed è quello che preferisco, non mi faceva impazzire, perché il massimo che facevo era o farlo sul rullante oppure andarlo a spostare sul set, ma facendo prima rullante, poi tom 2 o timpano e poi secondo timpano. Se
sì, bello, però, cioè, un po' banale, tra virgolette. Attenzione, però, questo non lo sto dicendo per tutti, nel senso, questo è un film molto bello. Se studiate da poco la batteria, studiate questo tipo di film, perché non è così difficile neanche tecnicamente, ma è molto efficace. Cioè, appunto, vi sto dicendo banale, ma in realtà non è per niente banale questo passaggio. Ma il fatto è che quando si studia la batteria, dopo un po' bisogna cercare qualcosa di diverso. Io non ho pensato subito a come fare a rendere questo passaggio più bello, perché non ne capivo la vera e propria essenza, diciamo. Non capivo come facesse a funzionare così tanto. Poi a un certo punto ho cambiato alcune cose e ho capito come fare a farlo funzionare. Se noi lo facciamo solamente in questo modo, come giro della batteria, alla fine rimane un esercizio. Come al solito, come vi dico sempre, se le cose rimangono solamente un esercizio, è difficile farle diventare musicali, è difficile metterle all'interno di un pezzo. Quindi quello che ho fatto per capire che in realtà questo film aveva una potenzialità pazzesca è stato il fatto di incominciare a spostarmi sui tom, cioè non fare più tutto su rullante o tutto su un tom solo, ma andare a spostare i colpi raddoppiati con i colpi normali. Cioè, ad esempio, se il mio fill di prima era questo, posso ad esempio andare a suonare i colpi raddoppiati e solo i colpi raddoppiati sul tom 1, quindi verrà questa cosa qua. Oppure se noi pensiamo ai quattro colpi, cioè i due raddoppi più i due colpi normali, cioè questo, potrei andare a fare ad esempio i primi tre colpi sul Charleston e l'ultimo colpo di sinistra sul rullante. Questa cosa potrebbe funzionare benissimo ad esempio su un groove. Oppure un'altra possibilità, ad esempio prendiamo sempre i quattro colpi, primo colpo rullante, secondo colpo tom, quindi in pratica i raddoppi sono di rullante e tom, e poi terzo e quarto colpo, cioè i colpi normali, timpano e rullante, quindi i primi due colpi, e poi terzo e quarto colpo, colpi normali, quindi... Quindi detto questo, è solo una questione di provarci un po' e capire come andare a fare il fill, come andare ad orchestrare il fill sul nostro set. Possiamo utilizzare tutto quello che vogliamo, piatti, rullante, tom, eccetera, 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 quindi provateci. Adesso vi ho fatto vedere i passaggi sempre uguali, cioè se decidevo di fare i quattro colpi sul rullante, tom, timpano, rullante, li facevo sempre lì. Però voi li potete fare come volete, all'inizio vi consiglio di farli in questo modo, cioè se non li avete mai fatti, cominciate a decidere dove farli e farli sempre uguali e ripetuti. Poi ovviamente per prima cosa i colpi che dovrete andare a raddoppiare non saranno sempre gli stessi, io ne sto raddoppiando praticamente uno ogni tre, ma potete raddoppiarne uno ogni quattro, oppure uno ogni due. La cosa che prediligo io è raddoppiarne uno ogni tre, perché secondo me è uno di quelli più musicali, e poi perché raddoppi sempre con la stessa mano. Andando a raddoppiare ad esempio uno ogni quattro, il raddoppio sarà una volta di destra e una volta di sinistra, quindi è un pochettino più complicato. Detto questo, comunque, per rimanere sull'esempio di uno ogni tre, come vi dicevo, potete andare a improvvisare, quindi andare a suonarlo un po' come volete, non per forza con uno schema preciso, ma andarlo a suonare come vi viene, ad esempio così. L'ultima possibilità che vi voglio dare con questi Artafil, che in realtà è una possibilità un po' più avanzata, quindi non è per tutti i batteristi di qualsiasi livello, ma in realtà secondo me, almeno il consiglio che do io, è anche chi è un po' più, tra virgolette, alle prime armi, può provare lo stesso, tanto non fa mai male questa cosa. E in più devo dire che le applicazioni non sono finite qua, cioè ognuno di voi, come vi dico sempre, si trovi le proprie applicazioni. Trovatevi le applicazioni che volete, perché così almeno andate ad ampliare il vostro bagaglio musicale, il vostro bagaglio di fill, di passaggi, eccetera.
E comunque, tornando all'applicazione, è una figata andare a mettere il doppio colpo, cioè il colpo raddoppiato con la gran cassa. Quindi prendiamo di nuovo il colpo raddoppiato, uno ogni tre, che a me piace tantissimo, e proviamo a mettere i colpi raddoppiati con la cassa mentre i colpi normali con le mani. Quindi in pratica dei quattro colpi che avremo, andremo a suonare i due raddoppiati con la cassa e i due normali con il rullante, ad esempio. Verrà questa cosa qua. Quindi la questione è sempre la stessa, nel senso non devo spiegarvi più di tanto, ma provate ovviamente poi ad orchestrarlo sui tom. Questo fatto a questa velocità non è male, ma non è chissà cosa. Pian pianino che lo tirerete su di velocità vedrete che sarà molto molto più interessante. Il video direi che può finire qua, spero che vi sia piaciuto, spero che questo tipo di film, questa tipologia di passaggio vi sia piaciuta, spero che se come me odiavate questo tipo di passaggio adesso lo possiate amare e venerare. Comunque, detto questo, io non sto più a rompervi anche perché il video è già durato fin troppo, quindi io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina, di andare su miei social, Instagram, Facebook, e di seguirmi sul canale Telegram, su tutto quello, perché è importantissimo. Poi del resto niente, io vi ricordo di farmi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video. Mi raccomando, beh, così mi permette di capire se i video che faccio vi piacciono, se non vi piacciono, eccetera eccetera eccetera, e basta, con questo non vi rompo più. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.